Abbiamo appena sentito un parere onorevole, dignitoso, non so, di un esperto. Vorremmo chiedere a te invece, che fai molto cinema, tra l'altro non so se tutti sanno, lui fa un genere di nicchia, comunque poi ne parleremo, molto di nicchia, ma volevo sapere qual è secondo te la vera piaga del cinema italiano. Il doppiaggio! È una vergogna, è uno scandalo! Ci mettono le voci di estranei! E non è giusto, non è giusto. No, dico, non è giusto. Pur per gente come te che fa un genere, stavo dicendo, di... Un po' di nicchia! Nicchia, ecco, di nicchia. Possiamo dirlo senza vergognarci, fa film hard, questo va detto. No, no, faccio film porno! Fa un genere... Porno, porno. Tu so che hai scritto una lettera al ministro... Ho scritto una lettera, non questo, onorevole, ho scritto una lettera al ministro... Melandri! Ministro Melandri! Vuoi leggerla... per vedere se... Io l'ho già letta, veramente, perché l'ho scritta io. Però, dai, che ne sappiano tutti, ma vai, no. Non ce la faria. Dai, Gio, se vuoi leggerla pubblicamente. Sì? Dunque, signor ministro Melandri, mi sembra corretto, no? Ci scrivo a lei perché so che è sensibile ai problemi del cinema italiano. Chi? Meglio di lei? Come va lì in ufficio? Qui tutto bene, grazie. Cioè, non mi sembra un discorso logicissimo. No, è un modello prestampato di Word 2000. Si chiama Confidential Mail, tu ministro. Al prestampato. Modellino. Dunque... Tu Melandro, va bene. Il contenuto della lettera. Caro ministro, vengo, mi scusi il termine, a lei per dirci un cruncio del mio mestiere di attore di cinema. Di attore di cinema? Il nostro ministro Melandri. Sì, non enfatizzi. Ah? No, niente, vada. È un genere di nicchia. Il nostro Melandri è un genere di... Il nostro ministro Melandri è un genere di nicchia. Non è un genere di nicchia il ministro Melandri. Il nostro, virgola, o ministro Melandri. Ci metto la virgola qua. Va bene. Come o si... la virgola o il ministro Melandri. Basta sapere. Di nicchia. Diciamo piuttosto, anzi molto porno. Beh, porno, allora... porno, proprio porno. Ma non glielo scriva questo, non è necessario. Io sto portando avanti una campagna contro il doppiaggio, ma a favore della controfigura. Perché... ci sono cose nel cinema che fanno male, caro ministro, all'intelligenza delle persone. Ma lo sa cosa vuol dire essere continuamente parlati con la voce di un altro estraneo che magari non lo conosci neanche, tra l'altro? Ah? Ha scritto ah, tutto ah, ah, ah. È come se lei ci chiede una domanda sulla politica italiana e lei risponde con la voce di Topo Gigio. Ma non faccia delle... Come ci rimane? Male. E mica solo lei, anche Topo Gigio ci rimane. E diciamo anche basta a tutti questi attori americani che imitano la voce di Ferruccio Amendola. Basta! Questo è vero, tutto uguale, sono Al Pacino, Stallone, basta. Approvo. Non si faccia intimidire degli applausi. Finisco. Scusi, sfogo, tanti saluti a lei, ministro Melandri, alla sua signora, eccetera, eccetera. Esperto conoscitore della politica italiana. Ah? No, dico una donna la Melandri, la signora. Va bene, non ha importanza. Saluto, tra l'altro. Allora, qua segue le firme dei, insomma, importanti registi del cinema porno e non dell'Italia. Sì. Che conta. Noi abbiamo, adesso non voglio coinvolgere più di tanto, un regista vero. Non so se... Abbiamo qui un regista vero. Sì. Un regista che ha fatto cinema, ha fatto... Sì. Sì. Beh, gran bella gnocca. Non sapevo che facesse il regista. Non fa il regista. No, ma non è la... Lei è una gnocca. È la nostra debole. No, io parlavo di Gabriele. Ah, è Salvatore! Vuoi che non conosca Salvatore? Gabriele, poi fammi la firmettina qua. Ci conosciamo, abbiamo lavorato insieme. No, avete lavorato insieme. Io ho lavorato con lui. Ma stai scherzando? Io no? Anche tu. Abbiamo fatto Nirvana,
Nirvana, cioè il produttore di Nirvana, senza il... Nirvana? E questo, ero io, c'era anche dietro a Batantone, benissimo. Non è vero, non è vero. Era la storia... Le passo dietro, allora, le passo... Era la storia di un computer col disco molto rigido.